Amici di Fuori Area e Sport in Oro, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge da via Giuseppe Candiani. Giornata importante nel campionato giovanissimi fascia B Elite. La Lazio cerca di scappare ulteriormente, mentre la nuova torta e teste di mister Gianluca Alfonsi cerca di tornare a meno 2. Entrati in campo con l'atteggiamento giusto per provare a strappare un risultato importante. Intanto il pallone offerto in profondità per Valentino, che ci ha messo il piattone destro. Sfera che dà l'illusione del gol, ma si spegne di poco, alta sopra la traversa. Del Mastro difende palla, ancora Del Mastro avanza con il destro. La blocca Cirillo. Anelli va vuoto, consegna il pallone a Tocci con autostrada. Il miracolo di Sordini. Si parte dunque da questa rimessa laterale, riconsegnata però in maniera molto ingenua da Donato Tetesta. Attenzione a Del Mastro che prende bene il tempo. Duzzu Del Mastro con il sinistro. Pallone ad un soffio dal palo. Valentino però si addormenta sulla pressione di Rosi, che riesce ad andare in direzione di Nicodemo. Nicodemo a fare il fisico di Nicodemo. 26 sul cronometro, al primo affondo la Lazio sblocca il match. Due sul pallone pronti a battere questo corner. Alla fine Romanto decide di lasciare la battuta a Damiano Montesi, che va a centro area, non tocca nessuno, ma il pallone rimane lì e lo archiona Preti, che lo gira alle spalle di Cirillo. 30 sul cronometro, è durato pochissimo il vantaggio della Lazio, è arrivato il pareggio della nuova torta e teste. Il Mastro con l'esterno trova il corridoio per Preti, che va in diagonale, trova però Cirillo pronto ad andare a terra. Ancora il numero 2 vuole accendere il motore, cerca di metterla al centro. Napolitano fa da sponda per Nicodemo, che ci prova con il mancino. Pallone che si abbassa, Sordini con un guizzo la deve mettere in corner. Siclari a tentare di metterla dentro, va buono un giocatore, ma attenzione perché il pallone arriva sempre lì davanti a Felici. Si mola buon Garzoni. Controlla che tutto sia in ordine, di rigore il direttore di gara, punizione a centro area, c'è il colpo di testa da parte di un giocatore bianco celeste, poi Portanova da verticale, la battuta da fuori di Napolitano al volo, va da Preti, Preti era corto il rigore, la controlla Preti, vuole spostarsela sul mancino, su di lui c'è Sindari, ancora Preti la mette al centro dove esce bene Cirillo, che anticipa il taglio di Sardilli. Ma non c'è più tempo, fischia tre volte il direttore di gara, finisce nuova torta e teste Lazio e finisce con un pareggio